Drammatici e agghiaccianti gli ultimi istanti della vita di Andrea Marti, 36 anni, ucciso lo scorso venerdì sera dal vicino di casa Roberto Pappadà, a quanto pare per un banale litigio a seguito di problemi relativi a un parcheggio. Andrea ha visto in faccia il suo killer e ha cercato disperatamente di fermarlo, senza riuscirci. Il vicino di casa, dopo aver freddato lui con due colpi, è passato ai parenti di Andrea, accorsi sul posto. Ha sparato al padre, uccidendolo, alla zia, che è morta qualche ora dopo in ospedale, e alla madre, che invece si è salvata. Non posso immaginare che sia successo realmente e non posso credere che l'abbia fatto davvero. Che sia stato così crudele. Gli ultimi istanti di vita del giovane sono su Facebook. Una cena insieme agli amici e la fidanzata Simona, e un calice di vino per brindare. A raccontare gli ultimi istanti di vita è stato Daniele De Luca, amico fraterno della vittima, che era proprio a casa di Marti per una cena. C'era anche Simona, la fidanzata di Andrea. Lei è stata graziata dal killer e ha visto il suo compagno morire sotto i suoi occhi. Punto mi ha riferito Simona, racconta Daniele che Andrea, dopo il primo colpo, prima di morire, gli ha chiesto pietà. E lui, invece, ha premuto il grilletto centrandolo alla testa. Una lucidità ed una ferocia inaudita. Non ci posso credere che lo abbia fatto davvero, che abbia sparato ad Andrea, a lui che era così dolce, così buono, lui che era amico di tutti. Non posso immaginare che sia stato così lucido da dire poi a Simona: vai via tu, non c'entri niente. Una freddezza assurda che ha permesso di risparmiare la vita a lei. Ha raccontato ancora, avrebbe potuto sparare anche ai vicini di casa che si sono affacciati, dopo il primo sparo, che stavano lì, che sono passati. Che hanno cercato di fermarlo, invece, lui ha proseguito dritto con il suo folle disegno, che era quello di fare fuori i familiari di Andrea, che purtroppo sono sopraggiunti prima dei carabinieri. Non ci posso credere e non ci voglio credere. Dal momento in cui hanno suonato a casa per dirmi che hanno sparato al mio amico, ripercorro quella sera, fino al momento in cui ho chiesto ai carabinieri di farmi avvicinare, di vedere Andrea, che era steso lì. Gli avvocati di ufficio, e non conclude Daniele, si devono mettere una mano sul cuore e sulla coscienza. Non posso dichiarare l'assassino infermo. Una mente così merita di marcire in prigione. Mi auguro che nessun avvocato chieda per lui l'infermità mentale. Mi hanno riferito che Pappadà, dopo la strage, ha detto che manca ancora una persona all'appello. La sorella di Andrea, Carla, che vive a Brescia.
uno che è così lucido non può essere dichiarato folle e avere la riduzione della pena. Sarebbe una seconda morte per la famiglia. Non se lo merita per primo la mamma di Andrea, Fernanda, ma neanche noi tutti, che abbiamo perso i nostri affetti più cari.